Malala Yousafzai, premio Nobel per la pace. Perseguitata dai talebani pakistani perché voleva diffondere l'istruzione e la cultura nel suo villaggio, ha scritto una frase stupenda. Un bambino, un insegnante, una penna e un libro possono cambiare il mondo. L'associazione Amici della Sierra Leone di Parma, con la diocesi di Makeni, coi padri missionari saveriani e i padri giuseppini, lavora per l'istruzione in Africa in perfetta sintonia con le idee di Malala da decenni, fin da quando Malala non era ancora nata. La Sierra Leone si trova lungo quella che un tempo si chiamava la Costa degli Schiavi, affacciata sull'Atlantico, chiusa tra Guinea e Liberia, l'Africa occidentale. La storia del paese è la storia della schiavitù, una piaga che in questa parte del mondo esiste da millenni, ben prima che arrivasse l'uomo bianco. Si calcola che dal 650 d.C. al 1900 in Asia siano finiti 13 milioni di africani, 8 milioni sono finiti nelle colonie americane. Abolita la schiavitù, prima gli inglesi e poi gli americani hanno rispedito una parte dei discendenti dei primi schiavi qui, in Sierra Leone. Così è nata Freetown, la città degli schiavi liberati, la capitale. Ma non è che le condizioni di questi poveri diavoli siano migliorate, anzi, sono finiti a lavorare, alla maniera degli schiavi, per gli inglesi, che a fine Settecento si sono impadroniti del paese, fondando il protettorato. La Sierra Leone, oggi, è uno dei paesi più poveri del mondo. Ex colonia britannica, è stato indipendente dal 1961. È tristemente nota per avere dato vita alla più violenta guerra civile, durata dal 1991 al 2022, dell'ultimo secolo, conosciuta come la guerra dei diamanti o dei soldati bambini. Dopo la guerra civile, nel 2014, l'ombra nera dell'Ebola si è estesa sulla Sierra Leone. Per 2 anni questa terribile febbre emorragica ha devastato la vita di tutti e decimato la popolazione. È ricominciato il gioco di ricostruire dopo una distruzione. Nel 2016, ancora una volta, nel paese si sono rimboccati le maniche e hanno ricominciato un'altra volta da capo. Ma la penuria alimentare causata dalla guerra in Ucraina ha fatto scoppiare gravi disordini nel paese. Istituzioni azzerate, scuole azzerate, servizio sanitario inesistente, povertà diffusa e incontrollata. Ad oggi i miglioramenti sono stati pochi. In Sierra Leone, 6 milioni di persone su un totale di 6 milioni e mezzo di abitanti non hanno elettricità. Il 37% della popolazione vive senza approvvigionamento idrico. Esistono 3 medici ogni 100.000 abitanti. Non ci sono però cardiologi, urologi, neurologi, psichiatri e specialisti in genere. L'aspettativa di vita è inferiore ai 50 anni e l'età media della popolazione è di 19 anni. La Sierra Leone è al 181esimo posto nella classifica ONU dello sviluppo umano, che contempla 186 paesi. Tra i tanti c'è un modo che più di ogni altro può servire a risollevare il paese, diffondere l'istruzione, ricorrere alla frase di Malala, un bambino, un libro, un maestro. Dobbiamo portare scuole e sapere.
I missionari saveriani sono arrivati a Makeni, nella provincia nord della Sierra Leone, nel 1950. E fin dall'inizio i primi quattro missionari, padre Azzolini, diventato poi primo vescovo di Makeni, padre Stefani, padre Calza e padre Olivani, hanno capito che bisognava investire subito nell'educazione e hanno iniziato fortemente a promuovere scuole a livello elementare, scuola elementare. Possiamo dire che nella provincia nord l'educazione è stata iniziata dai missionari saveriani, quindi dalla Catholic Church, e questo è riconosciuto ed è accettato da tutti, e tutti lo riconoscono e ringraziano la Chiesa per questo. Dopo questa fase delle primary school, logicamente si è continuato con le junior secondary school, le scuole medie inferiori e le scuole medie superiori. E anche questo è stato uno sviluppo molto grande. In questo momento la diocesi ha più di 70 scuole medie e 400 scuole elementari. Con un buon livello accademico, le prime, St. Francis a Makeni, Colenten a Cambia, Kabbalah Secondary School a Kabbalah e Murialdo Secondary School a Lunsar erano considerate le migliori scuole del nord. Dopo questa fase, i Giuseppini del Murialdo e le missionarie Clarisse messicane, di origine messicana, a Lunsar hanno aperto delle scuole professionali, e queste continuano a tutt'oggi, preparare tecnici. Non è che siano ben accettate perché vogliono andare tutte all'università, ma adesso iniziano a riconoscere il valore di queste scuole. Mentre si sviluppava tutto questo, è nata l'esigenza della scuola materna. Sono iniziati alcuni esperimenti nelle città più grandi. Adesso il governo ha anche capito e sta promuovendo la scuola materna. Quindi ogni scuola elementare dovrà avere accanto anche una scuola materna. L'associazione Amici della Sierra Leone di Parma è nata per l'iniziativa di un generoso informatore scientifico, Amos Granti, che dopo una visita nel disastrato paese africano decise di impegnarsi coi missionari saveriani e giuseppini per sostenere la popolazione. Nel 2003, grazie ad un'intuizione dell'avvocato Giorgio Pavarani, si è trasformata in Onlus. Dal 94 ad oggi, gli amici hanno finanziato la costruzione di 58 scuole con 310 aule, frequentate da 14.000 bambini ogni anno. Dal 2004 ha elargito 18.000 borse di studio che, in alcuni casi, hanno accompagnato gli studenti fino alla laurea. Gli amici pagano le rette per 20 bambini sordomuti, che vengono nutriti e istruiti nella prospettiva di imparare un lavoro. Hanno erogato borse di studio per maestri, infermieri, scuole professionali. Hanno realizzato 135 pozzi per portare l'acqua in villaggi che ne erano privi. Hanno realizzato magazzini per il riso, i mulini per scorticarlo e costruito aie. Hanno sostenuto in ogni modo gli ospedali di Lunsar e di Makeni, solo per fare alcuni esempi. Perché investire tanto nei pozzi? Tutti ci chiedevano acqua, 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 e lì è cominciata l'esperienza dei pozzi. Abbiamo fatto in questi anni circa 400 pozzi già scavati. Pensate che quest'anno, per esempio, Parma ci ha dato 8 pozzi. La zona nostra vicentina ce ne ha dati 5. Quindi è una provvidenza unica, perché dove c'è acqua c'è vita. Dove c'è un'acqua poveretta, le malattie sono enormi. E pensate che nelle zone dove abbiamo scavato i pozzi, il 75% delle malattie intestinali delle donne e dei bambini sono scomparse. Perché nonostante che l'acqua non abbia un trattamento continuo, ma essendo il pozzo chiuso ed essendo profondo ed è stato clorinato subito dopo che è stata fissata la pompa, da quel momento lì l'acqua è pura. Abbiamo fatto diverse volte l'analisi anche reale dell'acqua e abbiamo scoperto che
l'acqua è povera nel senso di minerali, non ha molti minerali, perché c'è sempre un sostrato di argilla nel profondo che cancella un po' quelli che sono i minerali. Però a quella profondità lì diventa veramente essenziale, diventa anche importante, molto e molto importante. Ma perché proprio a Parma è nata questa consapevolezza dei problemi di un paese così lontano e il tentativo di porvi rimedio? La storia del rapporto tra Parma e la Sierra Leone, precisamente il nord della Sierra Leone, la città di Makeni e tutti i territori che la circondano, risale a ben prima della nascita dell'associazione, oltre mezzo secolo fa. Ad inizio anni 50, un gruppo di saveriani sbarcò sulla costa degli Schiavi, in un protettorato britannico con oltre l'80% di abitanti di fede musulmana, per evangelizzare. A capo di quel gruppetto c'era un parmigiano, padre e poi vescovo e monsignore Augusto Azzolini. Fu lui a creare una rete di relazioni tra Emilia e Africa, a decidere di sviluppare la diffusione dell'istruzione, a chiamare rinforzi. E non basta. I missionari saveriani sono una creatura del vescovo di Parma San Guido Maria Conforti. E poi è venuto Amos ed è nata la nostra associazione. È venuto qui e ha detto: beh, dai, voglio vedere perché tu mi hai sfidato, eccetera, eccetera. E così è stato. Da quel momento Amos si è innamorato più della Sierra Leone che non dell'Italia, e ogni volta che andava a casa, lui era ancora dipendente, lui vendeva medicine eccetera, ma una volta che è andato in pensione è stato qui anche 3 mesi di filato senza mai smettere, una cosa bellissima. E quindi con lui abbiamo cominciato tutto un lavoro alla base della realtà africana. Le scuole dove sono? Non c'erano scuole. E allora cominciamo a costruire scuole. Gli ospedali dove sono? Non c'erano ospedali. Allora cominciamo a costruire una clinica, un piccolo dispensario. Non c'erano neanche, non era facile neanche la viabilità. E allora cominciamo a fare ponti, cominciamo a livellare terreni, eccetera, eccetera. È stata una cosa unica. Con lui io mi sono un po' sentito sempre a casa, perché andavamo via insieme molto spesso. E francamente mi ha aperto un mondo che mi piaceva conoscere. Perché? Perché uno, se non vive qui, non si rende conto della ricchezza, dei valori di questa gente. Ogni anno alcuni responsabili dell'associazione parte per Freetown, destinazione Makeni, con lo scopo di controllare con scrupolo come i soldi e gli aiuti, ambulanze, quaderni, penne, libri, attrezzature industriali vengono impiegati, se i progetti vengono rispettati, ma soprattutto per far capire ai missionari, al vescovo, ai capi dei villaggi, ai bambini degli asili e delle scuole, agli studenti e ai professori dell'università che l'associazione c'è, li sostiene e li sosterrà. Che nel mondo dei ricchi c'è una piccola minoranza che desidera che l'istruzione e il benessere, ma la parola è troppo grossa, meglio dire la decenza del vivere, sono un diritto di tutti. Comincia così un viaggio tra paludi, strade sterrate e sgangherate, boschi, savane spelacchiate, per inaugurare asili, scuole primarie e secondarie, pozzi, strutture sanitarie. Un viaggio vissuto come in un sogno, villaggi in festa, aule pulite e ordinate, scolaretti con le divise in ordine, le scarpe senza polvere, indossate solo all'ingresso in aula, dopo chilometri e chilometri in strade polverose, la lunga fila dei neolaureati che sfilava per le vie, povere ma dignitose, di Makeni. In Sierra Leone,
seppur devastati dal sudore grondante e dal rumore insostenibile della festa, i dirigenti dell'associazione erano felici perché stringevano le mani ai ragazzi che con le borse di studio di casa nostra avevano in mano un bel diploma di laurea dell'Università di Makeni. Felici perché l'UNIMAC, voluta e gestita da vescovi italiani, in quel momento di gioia e di tripudio era il segnale dell'Africa che cammina. Nel 2005 l'università, Monsignor Biguzzi, secondo vescovo di Makeni, ha avuto l'intuizione di iniziare con un piccolo college chiamato Fatima Institute, che dopo è diventato 10 anni fa, quindi nel 2010, la prima università privata della Sierra Leone con diverse facoltà. È una giornata così di meraviglia per noi perché abbiamo laureati più da 385 studenti da 7 facoltà. Per noi oggi il tema è quello di silenzio delle armi, perché dopo 10 anni di guerra abbiamo iniziato questa università che sta camminando piano piano, università che sta affrontando i problemi, le sfide del nostro paese. Per noi questo è l'università, affrontare le sfide del nostro paese. Per questo abbiamo bisogno di tutti, abbiamo bisogno di aiuto, chiediamo grazie a quelli che hanno aiutato noi, soprattutto amici della Sierra Leone, tutti i nostri università che hanno aiutato le nostre università di camminare. In Sierra Leone si vive un sogno perché, pur trovandoci in un paese dove c'è un medico ogni 100.000 abitanti, pur trovandoci in un paese che sta tra i 5 più poveri del mondo, si può visitare una scuola dove i bambini sordomuti, in una nazione dove sono considerati poco più che indemoniati, grazie anche alla generosità degli amici, vengono istruiti, sfamati, accuditi. Imparano a scrivere, a leggere, a saldare il ferro e a piallare il legno. Vedere la gioia negli occhi di un bambino che, senza l'aiuto delle suore, sarebbe stato abbandonato sulle strade dalla famiglia. Vederlo leggere e scrivere, vederlo cucire e piallare, vedere i maestri costruire con le loro abili mani gli apparecchi acustici per ridare l'udito agli allievi, vedere l'impegno di suore e insegnanti è forte, molto forte. We started at least with the primary school. Later we developed it to a secondary and a vocational institute. Because we know that these children have to get life skills. So we said, they take the national exams. If they pass, they go to DSS. If they don't pass, they go to the vocational areas. So we found out that these children need skills. Most of the time, the community cannot employ them. So that's why we train them in skills areas. And some who are capable, we send them to the academic side. Presently, we have one who is in university doing BSc in physiotherapy. And 10 of them are taking the WASS exams, which leads them to the university studies. In Sierra Leone è possibile viaggiare per 6 ore e mezzo su una 4x4 sgangherata guidata da un vescovo in t-shirt, Natalio Paganelli, e dopo aver saltato come canguri in mezzo alla polvere rossa degli sterrati africani, arrivare in un villaggio in mezzo ai monti dove i piccoli, con le loro divise azzurre, povere ma pulite, hanno a disposizione un maestro, una penna e un quaderno. Un bambino, un insegnante, un libro e una penna possono cambiare il mondo, dice Malala, e possono creare sogni. Quei bimbi avevano un sogno: arrivare a Makeni, studiare all'università, laurearsi, per riscattare dalla miseria le loro famiglie. Abbiamo sempre lavorato comunque con le famiglie dei villaggi per sviluppare l'agricoltura.
Per esempio, abbiamo iniziato con loro l'intensificazione della coltivazione del riso, abbiamo iniziato con loro quella che è una forma di microcredito non basato su prestiti tra organismi a loro, ma basato su raccolte di fondi tra di loro, e sta avendo un successo molto positivo perché si accorgono che ce la possono fare anche loro. Questo è un po' il lavoro, naturalmente la scuola poi è il nostro primo obiettivo. In Sierra Leone si può inaugurare un asilo all'UNSAR costruito con l'ascito di una signora emiliana, dolce e buona, che aveva detto a un notaio dal cuore d'oro: «Voglio lasciare i miei soldi ai bambini africani, ci pensi lei». E lui e gli amici ci hanno pensato. I want to say thank you to our partners in development that already contribute immensely before, during and after colonial days, that always contribute towards the development of our catchment area, Poloko District, and also Marampa Chigom, in terms of the development, in terms of the millennium to sustainability development goal on education, and in terms of school, in terms of promoting the basic foundation and creating the enabling environment for the community to benefit from education. Education is one of the pillars of the development of this community, because when you educate a people, you educate a nation. È stato un lungo viaggio, un viaggio attraverso un paese senza strade, dove per passare da un villaggio all'altro a volte ci vuole più tempo che per volare da Bruxelles a Freetown. Si salta dentro buche profonde, si attraversano ponti traballanti. Abbiamo visitato dagli asili alle scuole primarie, siamo entrati nelle secondarie e nelle professionali. Abbiamo viaggiato in un mondo di tanti islamici e di pochi cristiani che vivono l'uno al fianco dell'altro. Sono compagni di banco. Quando parlo di scuole private, scuole cattoliche, non mi riferisco a scuole private come si pensano in Italia. Qui sono tutte assisted school, cioè i maestri li paga il governo. La Chiesa Cattolica gestisce attraverso i maestri, i parroci, le congregazioni religiose. Anzi, la maggioranza degli alunni sono musulmani, la maggioranza dei maestri sono musulmani. Dovete tenere presente che nella provincia nord io calcolo che i cattolici siamo il 4-5% della popolazione. Ed è impressionante come i capi dei villaggi, anche i paramoncif, che la maggioranza di loro sono musulmani, chiedono costantemente a noi di aprire scuole nei loro villaggi, scuole elementari, scuole medie, perché considerano che la Catholic Education è la migliore educazione che si offre oggi in Sierra Leone. Queste immagini non devono illudere. In Sierra Leone esiste la povertà più povera. Dominano la morte e il dolore. Si vede tutto quello che conosciamo dalla pubblicistica dell'Africa misera e malnutrita che ci hanno raccontato film, giornali, libri, pubblicità per la raccolta fondi. Ma non bisogna arrendersi. Abbiamo visto che basta poco, un minimo impegno del mondo fortunato per cambiare tutto. Basta il lavoro di un piccolo gruppo di volenterosi, la generosità di pochi benefattori per mandare a scuola migliaia di bambini, per dissetare villaggi, per mettere in piedi ospedali, per raccogliere i disperati dalle strade e dargli una penna, un libro, una pialla. Abbiamo visto che si può partire da un villaggio nella foresta e arrivare alla laurea. L'importante è seguire l'insegnamento dei primi saveriani che sono arrivati, inseguire il loro sogno, lo stesso sogno di Malala, un sogno che queste immagini ci raccontano con dolcezza e speranza.
Ma non dobbiamo mai dimenticare che fuori da queste oasi meravigliose create dalla generosità e dall'impegno, regna il dolore e si muore di fame. Seguiamo il consiglio di Malala. Diamo ai bimbi quaderni, matite e insegnanti, e il sogno diventerà realtà. Più siamo a donare, più bambini avranno un grembiule, un banco, un futuro. All I want to say is that whatever you want to do, there is no need to say I came from a poor family background, so I can't reach up there. Education is the only thing that can elevate you from poverty. So it is the only thing that can change your status. There are so many people in campus, they are down to the lecturers. Most of them don't know me. They don't even know my name. But because of the award I got and because I did great things, I come to know so many people. So, and all I want to say is that even if you come from a poor family background, if you are determined, focused, you will be able to fulfill your dreams. Just be focused and determined. Somebody must help you. They will come your way and help you in order to fulfill your dream, to become great. And I also knew that I have to help other less privileged girls, because I know that if I help them, they will become great. Because if somebody hadn't helped me, I wouldn't have realized my potential. It is because they helped me, they supported me and inspired me that I am able to be where I am today. So I want to say thanks to the University of Makene for inspiring me. And I want to say very big thank you to my mentor and role model, Dr. Miriam Missen Sise, and my sponsor, Miss Alexandra Bush. Thank you all for supporting me, believing in me, and giving me the right opportunity so that I'll become great. Thank you.